Allora, riuscite a vedere tutti lo schermo? C'è una presentazione, io farò una breve introduzione e poi lascio la parola a Thomas Margoni, che lavora per Open Air all'Università di Glasgow. Allora, il titolo del webinar di oggi è Aspetti legali nella gestione dei dati della ricerca. E questa serie di webinar è organizzata dalla Research Data Alliance e da Open Air. Brevemente, per spiegare a chi non conosce queste due iniziative, la Research Data Alliance è un'organizzazione internazionale i cui membri sono persone che lavorano con i dati della ricerca e si incontrano periodicamente, discutono con lo scopo di facilitare la condivisione e il riuso dei dati. I membri di RDA lavorano in gruppi di lavoro che sono spontanei e volontari e si incontrano due volte l'anno nelle plenary. Il capitolo europeo di RDA sta formando in questi anni una serie di nodi nazionali che hanno quindi sede nei vari paesi europei con un finanziamento europeo di un progetto H2020 che si chiama RDA Europe 4. Lo scopo è quello di fare da ponte tra la comunità nazionale e l'organizzazione internazionale di RDA. Il progetto per, diciamo, facilitare la partecipazione ad RDA utilizza una serie di grant che vi illustrerò poi alla fine di questo webinar, che possono essere quindi utilizzati per partecipare ad RDA. Open Air invece è la grande infrastruttura per il monitoraggio e la verifica delle politiche sull'open access e open science finanziate dalla Commissione europea a partire dal 2009. Open Air collega i progetti ai risultati della ricerca, quindi non solo pubblicazioni, ma anche dati, software e qualsiasi altro tipo di oggetto digitale, e ad oggi serve 16 enti finanziatori in Europa e nel mondo, ed offre supporto sull'open science a 360 gradi attraverso una rete di National Open Access Desk. Ora io passerei la parola a Thomas. Ci sei, Thomas? Perfetto. Non ti sentiamo, dovresti attivare l'audio. Eccomi. Mi Eccolo. sentite? Sì. Perfetto. Scoperto che devo prima condividere lo schermo e poi abilitare le Microfono. slide. Ok. Sì, no, sì, il microfono. Eccoci qua. Beh, allora, buongiorno a tutti e grazie molte per chi mi ha invitato, per l'invito e per chi sta ascoltando questo webinar per la vostra attenzione. Io sono Thomas Margoni, sono un senior lecturer, per cui più o meno l'equivalente del nostro professore associato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Glasgow, dove abbiamo anche il centro CREATE, che è uno dei più grossi centri nel Regno Unito per lo studio del diritto d'autore nelle Creative Industries, le definiamo noi. CREATE è un centro interdisciplinare, dunque formato principalmente da giuristi, però abbiamo anche, cerchiamo più quanto possibile di sviluppare ricerca che sia interdisciplinare. Dunque, in questa capacità, principalmente collaboro ad alcuni progetti di ricerca europei, tra i quali soprattutto uno dei principali è Open Air, dove insieme ad alcuni colleghi coordino il Legal Task Force. Principalmente ci sono io e io mi occupo degli aspetti relativi al diritto d'autore e diritti connessi, per cui diritto d'autore inteso in senso ampio, per cui
come vedremo oggi, principalmente la protezione delle banche dati, ma anche gli aspetti contrattuali o di licenza. E poi ci sono alcuni altri colleghi, tra cui principalmente Prodromos Tsiavos dell'Università di Atene, e lui si occupa principalmente di tutela della privacy dei dati personali. Dunque oggi ovviamente ci concentreremo maggiormente, quasi esclusivamente, sul primo aspetto, dunque che cosa sono o come la legge almeno definisce i dati, le banche dati, se ci dice qualcosa circa termini quali dataset o research data, e cercheremo di fare, spero, un po' di chiarezza, quantomeno terminologica, in questo ambito. Io penso di parlare per, allora abbiamo detto, in tutto mezz'ora, per cui per 20 minuti, se non sento qualcuno che mi sgrida, esatto, parlerò per 20 minuti, e poi, grazie, e poi riserveremo circa mezz'oretta alle domande, sperando che ce ne siano tante. Spero non perché non sono stato chiaro, ma perché l'argomento è interessante. La prima constatazione è ovvia, la gestione legale dei dati è complessa e da qui non si scappa. Nessuno, seguendo diciamo questi webinar o tutti i prodotti che come OpenAir creiamo, quali guide, FAQs, fact sheets, ovvero tutti i documenti che cercano di facilitare la vita del ricercatore, questi non vi renderanno avvocati o giuristi o esperti nel campo. Tuttavia, nella visione moderna di un ricercatore, questi sono concetti che dovete imparare. Mi riferisco ai ricercatori, non nell'ambito legale, ovviamente, perché fanno parte della vita del ricercatore. Purtroppo, per quanto a volte frustrante questo aspetto possa essere, e la gestione dei dati diventa parte integrante del progetto scientifico, della metodologia, degli obiettivi che si vogliono raggiungere. È un bene o è un male? Opinabile, sicuramente da un certo punto di vista crea delle barriere, perché il tempo che uno potrebbe dedicare al 100% alla ricerca pura rispetto a quell'obiettivo per quel specifico progetto di ricerca, parte di quel tempo o denaro deve andare in aspetti connessi alla gestione dei dati. Tuttavia, dirlo non vuol dire evitare il problema. La realtà attuale è questa, e dunque prima e meglio si capiscono questi aspetti, prima nella vita del progetto è possibile, come dire, organizzarli o contattare le persone corrette per evitare che poi a cascata si ripercuotano sulle decisioni successive, fino al momento in cui il giorno prima del final deliverable si scopre che ci sono dei problemi connessi alla gestione dei dati e che ormai è troppo tardi per risolverli. Dunque, forse un po' con un po' di ambizione, spero che a parte di quello che discuteremo, che presenterò oggi, vi aiuti in questo senso. Come ho detto, qui parliamo di gestione legale, però ci concentreremo, o come non potrebbe essere altrimenti, solo su alcuni aspetti. In questo caso guarderemo al diritto d'autore e ai diritti connessi al diritto d'autore, e vedremo in un attimo che cosa sono, e poi alle licenze che possono essere utilizzate in questa situazione. So che molti lo fanno già quotidianamente, e dunque spero che questo che discuteremo sia una conferma della correttezza delle pratiche in essere, ma forse chiarire un po' gli aspetti anche fondamentali, il perché certe regole si applicano in una determinata maniera, può essere utile. Che cos'è il diritto d'autore? Le definizioni, in questo caso abbiamo la definizione della legge italiana sul diritto d'autore, più o meno sono simili, perché si rifanno a una convenzione internazionale, la convenzione di Berna, che è
una delle più storicamente la più rilevante, e che regola la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono a determinate categorie, quali la letteratura, la musica, le arti figurative, il teatro, la cinematografia, eccetera, eccetera, eccetera. Storicamente, nel 1700, quando il diritto d'autore moderno nacque, il diritto d'autore proteggeva solamente alcuni prodotti, quali i libri, dunque la letteratura, solamente rispetto a alcune attività, la copia. Con lo sviluppo culturale, tecnologico, economico, sempre più opere sono state incluse nella tutela autorale e sempre più diritti, dunque, come potete immaginare, la musica, ma anche le arti figurative, poi più recentemente l'architettura e poi ancora più recentemente il software, i programmi per elaboratori e le banche dati. E non solo più originariamente rispetto al diritto di fare copie, cioè il diritto di riproduzione, ma anche di ridistribuire quelle copie e poi con le nuove invenzioni tecnologiche di comunicarle attraverso la televisione oppure internet, dunque il diritto di comunicazione al pubblico o il diritto di messa a disposizione del pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, il diritto d'autore tutela le opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, software e banche dati. Ma questa è una definizione non restrittiva, tendenzialmente scusate, una definizione che vuole coprire una vasta categoria di opere, dove c'è un elemento che definisce queste opere, letteratura, arte, eccetera, eccetera. Se vi è un minimo di creatività, di solito vi è tutela. Ops, scusate. Cosa non viene tutelato dunque? Ci sono dei limiti, ovviamente, e questi limiti principali sono il fatto che il diritto d'autore protegge le espressioni e non le idee. Dunque, se voi avete un'idea brillante, essa in quanto tale non è protetta dal diritto d'autore, essa va espressa in qualche maniera, non deve essere necessariamente scritta, potrebbe essere anche un'espressione orale, ma è solo l'espressione e dunque la specifica forma che date all'idea che è protetta. E dunque, per esempio, non l'idea di un scienziato che vuole creare scusa, gli esempi sono sempre terribili, un mostro fatto a parti umane per un determinato obiettivo e dargli il nome che poi diventerà famoso sotto il suo nome. Questa idea può essere riutilizzata, ma la specifica forma espressiva che l'autore dà a quell'idea e dunque come vengono scritte quell'evoluzione dei fatti, quella storia, quelle emozioni, tutti questi aspetti sono l'espressione che è protetta. Le idee in quanto tali non sono protette, come non sono protetti i procedimenti, i metodi di funzionamento, i concetti matematici, le mere notizie di avvenimenti o fatti, e sulla slide avete dei riferimenti legislativi e giurisprudenziali. Vi ricordo, stiamo parlando di diritto d'autore, non vuol dire che alcuni di questi aspetti non possano essere protetti da altri diritti che non sono diritto d'autore, potrebbero esserlo, ma normalmente dal punto di vista del diritto d'autore questi elementi in quanto tali non sono protetti. Non sono protetti perché o non sono originali, oppure perché sono delle idee e dunque in una ottica di bilanciamento degli interessi, dove da una parte vi sta l'interesse anche costituzionalmente garantito alla proprietà privata, alla libertà di iniziativa economica, eccetera, eccetera, dall'altra abbiamo l'interesse anch'esso costituzionalmente garantito di libertà di espressione, di libertà di formazione di un'idea. E di nuovo di libertà anche di iniziativa privata, perché, economica privata, perché ovviamente se tutte le idee fossero, come dire, proprietarizzate, non vi sarebbe spazio per la concorrenza in quel mercato.
Dunque, vi è una delle funzioni, come potete immaginare, dir dottore, è un tema molto dibattuto recentemente, ma un aspetto sul quale più o meno tutti sono concordi è che svolge una funzione bilanciatrice degli interessi di alcuni da una parte con gli interessi di altri da un'altra parte. Di solito queste due parti sono gli autori e gli utenti, ma nel mercato attuale sappiamo che ci sono tanti altri ruoli, dagli editori alle piattaforme, eccetera, eccetera. Un aspetto, scusate di nuovo, chiaro è che i dati grezzi o fattuali, in quanto tali, non sono tutelati dal diritto d'autore, nella misura in cui questi corrispondono a informazioni, idee, metodi per garantire a tutti il diritto all'informazione. Ora, qui con dati però dobbiamo vedere che cosa intendiamo esattamente. Questo esercizio non è semplicissimo, prima di tutto perché non abbiamo una reale definizione di dati o dati della ricerca nella normativa italiana o europea, all'interno quantomeno dell'ambito del diritto d'autore. Abbiamo una definizione di banche dati che ci può aiutare, che è contenuta nella direttiva del 96 sulla tutela delle banche dati, che ha creato questo doppio binario di protezione che causa tanta confusione: da una parte il diritto d'autore sulla banca dati e dall'altro il diritto sui generis sulla banca dati. In questo caso l'articolo 2 aveva una definizione di banca dati, che è una raccolta di opere, dati o altri elementi dipendenti sistematicamente o metodologicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Allora, è importante qui notare, ovviamente tutto, ma per il tempo che abbiamo a disposizione oggi, il primo rigo, raccolte di opere, dati o altri elementi. Allora, le opere sono quello che abbiamo visto essere protetto dal diritto d'autore. Dunque, se vi è un'opera dell'ingegno di carattere letterario, musicale, eccetera, eccetera, che ha un carattere creativo. In questo caso, una raccolta di opere potrebbe essere un database di articoli accademici, o un database di fotografie protette dal diritto d'autore, o un database di canzoni. Dati. I dati in quanto tali non sono definiti, ma la dottrina e la giurisprudenza prevalente o comunque non solo prevalente, è pacificamente nella direzione di sostenere che qui l'elemento dati vuole identificare il fatto che non solo le raccolte di opere e dunque di elementi individualmente protetti dal diritto d'autore, ma anche le raccolte di dati, ovvero di qualcosa, qualunque cosa, non è definito, che non sia necessaria, non sia protetto dal diritto d'autore. E dunque, se abbiamo una raccolta, per esempio, di misurazioni della temperatura, questa potrà certamente essere oggetto di corrispondere al concetto di dato che l'articolo 2 ci richiede per avere una definizione di banca dati. Altri elementi vuol dire qualunque altra cosa, è da un lato sia un concetto residuale per dirci che qui quello che veramente conta è la raccolta sistematica o metodica, ma anche il fatto che, se vogliamo essere precisi dal punto di vista del diritto d'autore, solo le opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore possono essere chiamate così, mentre tante altre cose che sono protette da un diritto connesso al diritto d'autore, e dunque per esempio le performance degli autori esecutori, oppure una registrazione di un suono, oppure la prima fissazione di un film, oppure delle fotografie non originali in Italia e in alcuni altri paesi europei, oppure edizioni critiche scientifiche, eccetera, eccetera. In tutti questi casi vi è una protezione, ma non è quella del diritto d'autore, ma è quella di un diritto connesso. In questo caso normalmente si parla di altri elementi. Allora, queste opere, dati o altri elementi devono essere indipendenti e essere sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili. Se abbiamo questo, allora abbiamo una banca dati.
È la banca dati protetta dal diritto d'autore in questo caso? Dipende. Allora, il diritto d'autore protegge solo le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Allora, qui è importante seguire il filo logico. La domanda che uno si deve chiedere è innanzitutto: vi è una banca dati? Torno indietro di una slide. Se abbiamo una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili, allora abbiamo una banca dati. È questa banca dati protetta? Non lo sappiamo ancora. Se questa banca dati è originale per la scelta o disposizione del materiale, allora essa è protetta dal diritto d'autore. Vediamo in un attimo però che questa protezione si estende solo alla scelta o alla disposizione del materiale, non al materiale. Questo da un certo punto di vista è logico. Se la originalità, se il bene che va tutelato è la scelta o la disposizione, allora solamente questa scelta e questa disposizione potranno essere tutelati dal diritto d'autore. E dunque la struttura di una banca dati, ma non i dati in quanto tali, quantomeno per il diritto d'autore. Come dicevamo, questa direttiva europea, recepita poi da tutti i paesi dell'Unione, crea un doppio binario e dunque a questa protezione autorale si aggiunge uno speciale tipo di protezione, appunto diritto sui generis sulle banche dati, di solito abbreviato con l'acronimo SGDR, che fa qualcosa di differente. Come vediamo, il doppio binario di tutela, scusatemi, ripeto un attimo, è strutturato sulla dicotomia tra tutela del diritto d'autore e tutela del diritto sui generis. Allora, come abbiamo detto, se la struttura della banca dati, cioè la selezione o l'organizzazione, è originale, nel senso di una creazione intellettuale dell'autore, allora essa sarà protetta dal diritto d'autore. Dunque, per esempio, un concorrente in un ambito commerciale o un altro ricercatore in ambito accademico non potranno copiare quella struttura, ovvero la forma in cui i dati sono stati scelti e disposti, ma potrà copiare i dati, perché questa tutela, come abbiamo detto, data dal diritto d'autore, protegge solo la struttura, non si estende ai contenuti. In aggiunta o in alternativa, la tutela autorale e quella del diritto sui generis sono indipendenti, dunque può esistere solo una o solo l'altra o tutte e due assieme o nessuna delle due. Nel momento in cui il costitutore della banca dati ha profuso un investimento rilevante, come potete immaginare, poi bisognerà definire tutti questi concetti, ma di solito non è un problema la prova dell'investimento rilevante. Se potete dimostrare che vi è stato un investimento di tempo o di lavoro nel costituire, verificare o presentare i dati, e questo investimento è sia di tipo qualitativo o quantitativo, allora questo costitutore della banca dati, che di solito è la persona o l'entità che o supporta il rischio finanziario o comunque fa l'investimento, otterrà una forma di tutela che non è quella del diritto d'autore. La maggiore differenza sta nel fatto che è molto più breve in termini temporali. E questo tipo di tutela, ancorché abbia ad oggetto solamente l'investimento rilevante, si può estendere ai dati. Come? Beh, il diritto sui generis ha questo funzionamento. Il diritto sui generis dice: è vero che
le banche dati possono essere protette dal diritto d'autore, però questa protezione dal diritto d'autore copre solamente la struttura. Questo va bene, però a volte, perché è nella struttura, nella scelta, questa è la definizione di originalità a livello comunitario, scelte rilevanti, la scelta. E dunque il diritto d'autore esiste solo nella scelta. Tuttavia, a volte qualcuno fa degli investimenti che sono meritevoli di tutela, perché in termini di investimento finanziario oppure di lavoro, 3-4 dipendenti o ricercatori che hanno lavorato per alcuni anni nel raccogliere quei dati, o di verifica, di pulizia dei dati, questo investimento deve attrarre qualche forma di protezione, perché altrimenti avremo il rischio che poi tutti copiano quei dati. Questo in realtà è uno degli aspetti che è stato più dibattuto nella genesi della direttiva, perché molti dicono: ma vabbè, però mentre il diritto d'autore esiste ovunque nel mondo, questo diritto sui generis esiste solo in Europa, e mentre per esempio negli altri continenti che hanno un'economia digitale molto forte, come gli Stati Uniti, Canada, Giappone, eccetera, eccetera, i dati in quanto tali non sono protetti, per cui forse non serve. Comunque, mettendo questo aspetto più teorico a lato, e quello che bisogna considerare qua è che l'investimento a livello europeo viene protetto, ma viene protetto solo ad alcune condizioni. Per noi quello che è più importante notare oggi è che questo investimento, questa protezione del diritto sui generis, si concentra solamente su una quantità sostanziale dei dati. Dunque, se vi è un database protetto da questo diritto sui generis, sarà possibile copiare un dato o due dati, diciamo, se essi in quanto tali non sono protetti dal diritto d'autore, per cui diciamo la misurazione della temperatura oggi a Roma. E non si potrà però copiare tutti i dati o una quantità sostanziale dei dati. Questo è il termine utilizzato dalla legge, una quantità sostanziale. Quanto è sostanziale? Ovviamente questo non ci viene detto, però è commisurato all'investimento. Di solito, per avere un'indicazione più o meno generale, però prendetela veramente come un granello di sale, di solito un 20%, 30% viene considerato sostanziale, per cui non si può copiare. Però non è questo il vero test. Il vero test che farà una corte sarà di valutare se quel 20% da un punto di vista quantitativo o qualitativo corrisponde a un investimento rilevante, e dunque potrebbe benissimo essere che un 5%, perché qualitativamente molto importante, possa essere protetto a sua volta. E dunque questo è l'aspetto più complesso da comprendere, io credo, ovvero che da un punto di vista del diritto d'autore il dato in quanto tale non è protetto, ma il dato definito secondo quanto la legge ci dice, ovvero il dato che in quanto tale non è protetto dal diritto d'autore. Se voi mi dite: ah, ma per me il dato è un articolo di giornale, allora il problema che abbiamo è terminologico. Qua quello che vogliamo dire è che, come diciamo ricercatore, intendiamo questo articolo dato, ma dal punto di vista del diritto quell'articolo è un'opera dell'ingegno individualmente protetta. E dunque questa è la prima, diciamo, il primo livello. I dati che formano un database possono essere protetti o no, ma non perché sono parte del database a questo primo livello, perché quello che, diciamo, la scienza chiama dato, la legge può chiamare o dato se non è protetto, o opera dell'ingegno se è protetta. Solo se è protetta ci sarà protezione. Tautologico, ma così è. Il secondo livello è quello dato dal diritto sui generis. E questo diritto sui generis ci dice
a prescindere da quale sia la tutela dei dati, ovvero opere dell'ingegno, dunque protette dal diritto d'autore, o misurazioni atmosferiche, dunque in quanto tali non protette, se vi è una banca dati, e dunque bisogna tornare indietro di 3 slides a guardarsi l'articolo 2, se vi è una banca dati, e dunque una raccolta di opere, dati o altri elementi individualmente accessibili e metodologicamente o sistematicamente organizzati, e vi è anche un investimento rilevante, allora ho un ulteriore diritto che si estende, che vuole proteggere l'investimento, ma in una certa qual misura si estende ai dati. Non proteggerà il singolo dato, anche se esso non è protetto, ma proteggerà una quantità sostanziale dei dati. Dunque, nell'ipotesi in cui abbiamo un database protetto solamente da cioè un database di misurazioni atmosferiche che in quanto tali non sono protette dal diritto d'autore, se vi è un investimento rilevante, allora non si potranno fare copie sostanziali di quei dati. Potrò fare una copia di un dato, due dati, probabilmente sì. Quando questa quantità di dati diventa sostanziale, per cui 20% può essere, a volte anche di meno, allora questo mi sarà vietato. E questo è il secondo livello di protezione. Il terzo livello di protezione è quello che viene dato dal diritto d'autore nella banca dati, che però copre solo la struttura, cioè la maniera in cui i dati sono stati scelti ed organizzati. Ma questo copre la struttura, non si estende ai singoli dati. Dunque, in quel caso, io non potrò replicare la struttura del database, ma se quel database fosse composto di dati in quanto tali non proteggibili, per cui di nuovo l'esempio delle misurazioni atmosferiche, e non vi fosse diritto sui generis perché non vi è investimento rilevante o perché quell'entità è basata in uno stato extra UE, allora i dati in quanto tali potranno essere copiati. Questo credo che sia l'aspetto più complessa comprensione. E dunque, anche se abbiamo sforato leggermente la mezz'ora, credo che sia particolarmente importante. Poi ovvio ci sono molti altri dettagli, la durata, vediamo per esempio la differenza, il diritto d'autore dura per tutta la vita dell'autore più 70 anni mentre il diritto e non è rinnovabile, mentre il diritto sui generis dura solo 15 anni dalla data di completamento, ma è rinnovabile se vi è un ulteriore investimento rilevante. Qui vediamo un piccolo riassunto di quello che ho cercato di dire. I dati grezzi in quanto tali non sono protetti dal diritto d'autore, ma qui come dato ci riferiamo al concetto legale di dato. Se il vostro dato è un articolo di giornale, allora esso sarà protetto, ma perché dal punto di vista giuridico non è un dato, è un'opera dell'ingegno. Le banche dati possono essere protette da un diritto sui generis che tutela l'investimento e che si estende ai dati, siano essi protetti o meno, e se creative le banche dati hanno anche la tutela del diritto d'autore, che però tutela solamente la struttura, la scelta, l'organizzazione, non i dati. Poi le successive slides le abbiamo incluse per, diciamo, più che altro per completezza, ma cercano di ripetere, di rianalizzare quello che ho cercato di spiegare finora, e dunque le mostrerò brevemente, ma non credo sia necessario analizzarle in dettaglio. Vi è un ultimo aspetto che credo sia molto importante comprendere, perché probabilmente è abbastanza non intuitivo. L'investimento rilevante deve essere fatto nella costituzione della banca dati, ovvero nella raccolta dei dati, nella loro verifica o nella loro presentazione. Se l'investimento è fatto nella creazione dei dati, allora esso non conta e non vi sarà diritto sui generis.
Questo di solito causa, se non vi posso sentire, ma posso immaginare molte persone dire, ma come? Pensavo di aver capito qualcosa finalmente, adesso mi dici questa cosa qua che oltretutto non ha senso. Dovrei essere tutelato se creo qualcosa, prima di tutto. Se fosse diritto d'autore, sì, ma in questo caso ricordatevi che quello che di cui stiamo discutendo è la tutela dell'investimento. C'è una tutela che ha molto a più vedere con la concorrenza. L'idea qua è che se fosse possibile ottenere un diritto di proprietà, quale il diritto sui generis è, su dei dati che sono stati creati, si rischierebbe di incorrere in quello che vengono chiamate single source databases, ovvero banche di dati di una singola origine. E questo è altamente anticompetitivo, perché vorrebbe dire che alcune informazioni di base, dati, fatti, che in quanto tali non sono protetti, ho fatto qualcosa, scusate, non sono protetti dal diritto d'autore perché vi è un motivo ben chiaro, non perché il diritto d'autore se ne sia dimenticato, ma perché proteggerli vorrebbe dire limitare la libertà di concorrenza, la libertà di iniziativa economica, la libertà di espressione, la libertà di ricerca scientifica. Se qualcosa è protetto, se tutte le misurazioni della temperatura di Roma oggi, quel dato in quanto tale fosse protetto, vorrebbe dire che nessun ricercatore potrebbe avere accesso a quel dato, se non chiedendo permesso prima. Questo è chiaro che crea delle problematiche. E dunque la protezione del diritto sui generis è esclusa nel momento in cui il dato viene creato. E poi c'è l'ulteriore aspetto di dire: ma che differenza c'è fra un dato creato e un dato ottenuto? E qui di nuovo la dottrina e la giurisprudenza hanno differenti visioni in merito. Quello che pare chiaro è che l'opinione che diciamo, uno scienziato potrebbe avere, una mente scientifica rispetto a, non so, oserei dire, aspetti filosofici della scienza, epistemologici riguardo a se io raccolgo la temperatura, se io scrivo su un pezzo di carta 27, sto creando quel dato oppure lo sto solamente ottenendo perché la temperatura in quanto tale esiste già come fenomeno fisico e io gli do solamente un significato scrivendolo o attribuendogli il valore 26. Questa è una discussione interessantissima, a mio modo di vedere non è quello a cui le corti sono interessate. Le corti sono interessate all'aspetto concorrenziale, ovvero se riconoscere protezione a quel dato voglia dire creare un single source database. Se questo succede, allora molto probabilmente la Corte interpreterà quel dato come creato per non offrire protezione. Se invece quel dato potrebbe essere accessibile da altre source, scusate, da altre, chiaramente adesso non mi viene più la parola, ma da altri database o da altre località, allora esso potrà essere tutelato. E dirvi dove sta la legge in questo momento, e poi prometto che smetto di parlare. Beh, la maggior parte di queste de delle questioni che finiscono davanti alle corti rispetto all'ottenere o creare il dato, come forse potete immaginare, non ha a che vedere con la ricerca scientifica, ma con questioni molto più mondane. In particolare è diciamo una diatriba che dura da, io credo, almeno 20 anni tra gli organizzatori di eventi sportivi e le società di gioco d'azzardo. Per il semplice motivo che gli organizzatori di eventi sportivi dicono che le società di gioco d'azzardo possono creare la loro attività, creando scommesse sul risultato della prossima partita, solamente perché gli organizzatori di eventi sportivi creano quell'evento sportivo e dunque appartiene a loro quel dato. La Corte Europea di Giustizia è stata chiara sin da almeno una ventina d'anni nel dire che dati quali i nomi delle squadre,
la data, quando giocano, contro chi e i risultati sono dati creati e dunque non possono essere protetti dal diritto d'autore. Ma quello che succede adesso, ovvero la raccolta di live sport events, ovvero il fatto che molti dipendenti delle società di gioco d'azzardo vanno a vedere la partita e scrivono, prendono nota di quello che sta succedendo per avere una valutazione del rischio connesso con la scommessa più adeguato, allora quello vuol dire raccogliere i dati, almeno per la corte d'appello inglese. Io non sono così sicuro che se questa decisione non arriverà a questa particolare, ma dovesse arrivare alla Corte Europea di Giustizia, la decisione verrebbe confermata. Tuttavia, questo è quello che oggi possiamo sapere con più certezza rispetto a questo aspetto, che capisco benissimo ha molto poco a che vedere con la ricerca scientifica, ma è quanto più vicino possiamo arrivare. Questa è la parte, diciamo, relativa al diritto d'autore e al diritto sui generis. Ovviamente vi sono questioni di titolarità, ovvero chi è all'interno di un'università, di una facoltà, di un centro di ricerca, chi è il titolare di questi diritti. La normativa italiana è abbastanza chiara, ovvero è il datore di lavoro. È il datore di lavoro nel caso di diritto d'autore e è colui che sostiene il rischio finanziario nel caso di diritto sui generis. E dunque in principio potrebbe essere una entità o persona differente dal datore di lavoro. E è chiaro che quello che succede nei progetti finanziati è che vi sono molte differenti partecipanti, dunque in questo caso sarà assolutamente importante nel consortium agreement chiarire chi ha la titolarità dei dati e come essi devono poi essere redistribuiti e licenziati, soprattutto per quei bandi le cui regole richiedono la pubblicazione in open access. C'era ancora un po' di slide, ma credo di aver parlato fin troppo. Le successive slides però vi danno dei link a delle guide che abbiamo creato e spero che siano abbastanza chiare. Ci sono altre slides circa i dati di Panorama Open Science che però non sono la parte che io conosco meglio e dunque credo che sarà è tardissimo, mi fermerò certamente qui. Ok, grazie Thomas. Cerco di riprendere in mano la presentazione. Perfetto, intanto chiaramente se avete qualsiasi domanda la potete scrivere nella chat, così dopo cerchiamo di rispondere. Eccomi. Ok. Andiamo dunque avanti a descrivere che cosa prevede invece Horizon 2020 per i dati della ricerca. C'è un riferimento normativo che è inserito nel Grant Agreement, l'articolo 29.3. Inizialmente diciamo che era previsto per Horizon 2020 solo un progetto pilota per 9 discipline, adesso invece tutti i progetti che sono iniziati dopo il 1 gennaio 2017 rientrano di default nell'Open Research Data Pilot, dal quale si può uscire sia in toto attraverso insomma, bisogna comunque dare una spiegazione, ci sono 4 motivi per cui si può fare l'opt-out del progetto dal data pilot, si può fare anche per singoli dataset che il consorzio non ritiene di dover condividere. Le motivazioni sono chiaramente motivazioni di sicurezza, incompatibilità con la normativa di protezione dei dati personali, il rischio che gli obiettivi del progetto non vengano ottenuti e raggiunti se i dati vengono condivisi
divisi prima della fine del progetto stesso, e l'ultima, che è la più ovvia, la mancanza di dati prodotti dal progetto. Si applica a diverse tipologie di dati il data pilot, sia ai dati che portano ad una pubblicazione, che vengono definiti underlying data, e anche ad ogni altro tipo di dataset che viene specificato nel data management plan. Il Data Management Plan è un documento che H2020 richiede ad ogni progetto e viene fatta una prima versione entro i primi 6 mesi, dopodiché questo deliverable viene aggiornato man mano che vengono prodotti i dati. Su questo tema il 16 di maggio faremo un webinar specifico con la collaborazione di Shalini Kurapati, che è stata data steward a TU Delft, quindi chi vuole può insomma approfondire con noi questo tema. Ci sono 3 passi da compiere in Horizon 2020. I dati vanno prima depositati in un repository che sia affidabile. Bisogna aprire questi dati il più possibile e mantenerli chiusi quando necessari. E occorre infine fornire una documentazione molto ricca che consenta a questi dati di essere sfruttati. La licenza da sociale è chiaramente quella più aperta possibile, quindi si parla di CC0 o CC BY. Quindi ancora una volta, diciamo, il principio fondamentale è quello che i dati vengano resi il più possibile aperti per permettere il riuso e favorire quindi l'innovazione. Come si fa ad avere visibilità? Si può fare in tanti modi. OpenAIR è la piattaforma della Commissione europea che consente chiaramente la più ampia visibilità sia alle pubblicazioni che ai dati e agli altri risultati della ricerca. È importante associare ogni volta che si deposita un dataset il codice del grant che ha permesso la creazione dei dati stessi. Chiaramente tenete presente che devono essere associati solo i progetti pertinenti, perché questo chiaramente lo scopo finale è quello di rendicontare sia dal punto di vista scientifico che finanziario il grant del progetto. Si possono ricercare i dataset sul nuovo portale di OpenAIR. Abbiamo attualmente più di 1 milione di dataset che provengono da diversi repository sparsi in tutto il mondo, e abbiamo anche diversi servizi utili per la ricerca. Questo è un esempio della vista su un progetto sul portale di OpenAIR. Come vedete si possono consultare sia le pubblicazioni che i research data che sono stati prodotti da questo tipo di progetto in particolare. Inoltre ci sono anche i software e altri prodotti della ricerca. Abbiamo diversi servizi che riguardano i dati: il repository Catch All, che è Zenodo sviluppato insieme al CERN, nel quale tutti possono depositare i propri dati, un servizio di anonimizzazione dei dati che si chiama Amnesia, e un servizio che si chiama Scholar Explorer, che è stato sviluppato, è nato diciamo da un gruppo di lavoro di RDA insieme ad OpenAIR, e consente di connettere i dati e le pubblicazioni. E poi infine abbiamo chiaramente il nostro help desk nazionale. Per quanto riguarda il supporto di OpenAIR, abbiamo diversi tipi di risorse. Abbiamo chiaramente delle guide, fact sheets, ci sono degli use cases che vengono descritti sul portale, oltre alle tradizionali help desk e alle FAQs. Ci sono servizi di training, quindi webinar come questo. Abbiamo diversi webinar anche in inglese. Potete trovare sul portale tutto il materiale, i riferimenti, le registrazioni. Organizziamo workshop e abbiamo anche guide specifiche.
trovate tutto agli indirizzi che sono indicati in questa slide. La Research Data Alliance invece da parte sua può chiaramente aiutare attraverso quelli che sono i risultati dei suoi gruppi di lavoro. RDA ad oggi conta più di 8.000 membri che provengono da 137 paesi, sono tutti professionisti che lavorano con i dati. E come detto prima, all'inizio di questa presentazione, i membri di RDA si confrontano attraverso i working group, che sono dei gruppi di lavoro focalizzati su uno specifico tema, e interest group, che invece sono di carattere più esplorativo. Vengono poi definiti dei risultati. E questi sono alcuni dei risultati specifici che RDA ha prodotto negli ultimi anni. Il più importante è la Metadata Standards Directory, che è una directory che raccoglie gli standard e gli strumenti utili e li cataloga a seconda delle diverse discipline, ed è mantenuta da un working group di RDA. C'è poi la Summer School che viene realizzata in collaborazione con Codata tutti gli anni in estate, ad agosto, a Trieste. Ci sono poi dei gruppi di lavoro specifici, il gruppo Exposing DMP Standard, la DMP Common Standard Directory, e ci sono quelle di cui vi parlavo prima, i grant di RDA Europe 4, in particolare quelli per gli Early Career e gli Expert, che consentono sostanzialmente a chi non lo ha mai fatto di poter partecipare a una plenary di RDA, quindi di poter portare il proprio contributo, sia per appunto persone che sono agli inizi della loro carriera che per veri e propri esperti. Con questo si conclude la presentazione di oggi. Se avete qualsiasi domanda la potete inserire nella chat, e se avete qualsiasi dubbio, qualcosa che non avete chiaro, siamo qui apposta per rispondere. Intanto, forse, se non ci sono ancora domande, vorrei chiedere a Thomas se può spiegare meglio la parte relativa alle licenze. Ora trovo la slide. Ecco. Thomas, ci sei ancora? Sì. Sì. Non ne abbiamo parlato tanto, ma forse è una cosa che può interessare. Che cosa significa associare una licenza di tipo CC0 e CC BY a un dataset? Sì, è vero, non ho saltato quella parte anche per questioni di tempo, e perché immagino che siano tutti un po' stufi di sentirmi parlare. Ma la licenza spesso viene commesso l'errore di associare la licenza alla protezione. Questo è completamente sbagliato. È il diritto d'autore che protegge, la licenza è un permesso. Si sa che Lawrence Lessig è stato il primo a usare l'espressione: il diritto d'autore funziona in una maniera in cui il default è o tutti i diritti sono riservati. Non abbiamo detto, ma non serve registrare il diritto d'autore, non serve scrivere l'anno, il nome o la C cerchiata. Sono tutte cose che possono a volte servire, ma per il solo fatto creativo, l'espressione è, si ottiene tutela autorale. Questa tutela vuol dire che il titolare del diritto d'autore o di diritto sui generis a tutti i diritti che la legge gli conferisce, dunque diritto di copia, di redistribuzione, di comunicazione al pubblico, eccetera, eccetera. E dunque, senza un permesso, nessun'altra terza parte potrà fare una copia, comunicarla al pubblico, analizzarla, eccetera, eccetera, a meno che un'eccezione al diritto d'autore lo permetta. Dunque, in quest'ottica, le licenze di diritto d'autore
dicono: bene, questa è la situazione di partenza, non si può fare niente, in questo documento io ti do il permesso di fare le seguenti cose. Che cosa? Dipende dalla licenza, ci sono licenze oggigiorno chiamate proprietarie, ovvero di quei, di, per esempio, produttori di software che hanno un modello di business tradizionale, dove la licenza sono le solite 15-20 pagine che nessuno legge e dove si dice che non si può fare una copia, non si può ridistribuire, se la legge lo permette anche la copia di backup è vietata, ma se la legge non lo permette allora si può fare, eccetera, eccetera. End Users License Agreement vengono chiamati di solito. Quello che ha fatto Creative Commons e la Free Software Foundation prima di lui è di dire: bene, io prendo questo potere che il All Rights Reserved mi dà e lo utilizzo per offrire permessi a tutti, sempre seguendo delle condizioni, però io do tutto il permesso di fare una copia, di studiarla, di analizzarla, di modificarla e di redistribuire delle modifiche ad alcune condizioni. Nel caso della GPL la condizione principale è quella che poi si è venuta a identificare col termine di copyleft, ovvero l'applicazione della stessa licenza alla distribuzione di opere derivate. Questa stessa clausola nel caso di Creative Commons è la SA, Share Alike, o condividi allo stesso modo. Nel caso di GPL abbiamo solamente una licenza standard, la GPL monolitica, anche se poi in realtà vi è sia la Affero che la SGPL. Nel caso di Creative Commons invece è più modulare, ovvero attribuzione è sempre richiesto, almeno dalla versione 2 in poi, ma le altre due o tre clausole, condividi allo stesso modo, non opere derivate, non commerciale, possono essere o meno incluse dall'autore. Ora, noi raccomandiamo sempre di utilizzare solamente CC BY e CC BY SH, perché queste sono compatibili con la definizione di open access. Non commerciale non è compatibile con open access e non derivative, anche se bisognerebbe sviluppare un discorso un po' più dettagliato, ma quasi sempre non è compatibile con open access. Dunque, CC BY o CC BY SH. Per il caso specifico dei dati e delle banche dati, il discorso è leggermente differente, nel senso che, come abbiamo visto all'inizio, a prescindere dal fatto che a volte vi è questa idea di titolarità dei dati in quanto tali, spesso e volentieri i dati in quanto tali non sono oggetto di tutela autorale. E dunque applicare una licenza come CC BY o CC BY SH a qualcosa che non è protetto dal diritto d'autore ha, diciamo, due controindicazioni. Una è che di per sé non sarebbe effettiva, perché le licenze di diritto d'autore, o meglio, le licenze aperte di qualunque tipo, ti dicono: tu hai bisogno di questa licenza solamente se hai bisogno di una licenza. Ovvero, se tu l'utilizzo che tu vuoi fare di questa cosa non richiede un permesso, perché non è protetto dal diritto d'autore, non hai bisogno di accettare la licenza. Questo succede con Creative Commons, GPL, Open Knowledge Foundation, con tutte le licenze libere. E allora di per sé la licenza non ha effettività giuridica da quel punto di vista. Che poi venga seguita perché vi è un probabilmente erronea credenza che sia efficace è un'altra questione. Però in punto di puro diritto questo è un aspetto che va evidenziato. L'altro aspetto è che, come abbiamo visto, se i dati in quanto tali e il diritto sui generis non sono tutelati, anche se poi i successivi utilizzatori, licenziatari di quell'opera a cui è stata applicata una CC BY aderiscono nella credenza che debbano farlo ai termini della licenza, quella licenza sarà più restrittiva della struttura legale di partenza, perché in partenza è possibile fare qualunque tipo di copia
Perché i dati in quanto tali non sono protetti. Se io applico una CC BY, dico puoi fare quella copia, ma devi riconoscere l'attribuzione della paternità. Ma questo è qualcosa che la legge di per sé non richiederebbe. Dunque, da questo punto di vista, applicare una CC BY porta a una situazione, per così dire, più restrittiva di quello che la legge vorrebbe. Ora, anche questo, credo che bisogna tutto però mettere tutto in prospettiva e avere chiaro in mente qual è il problema. Allora, la priorità numero uno è che tutto dovrebbe essere CC0 o CC BY. Per i dati, soprattutto in questo caso, CC0 sarebbe una scelta migliore, ma se poi uno licenzia con CC BY va bene lo stesso. L'importante è non usare non commercial o non derivative, quelli sono i veri errori. E poi vi sono degli aspetti che sono emersi in precedenti webinar. Ci sono delle situazioni in cui avere traccia dell'origine dei dati ha un effetto rispetto alla loro riproducibilità. Questa è stata una domanda, un commento che è stato fatto nell'ultimo webinar che abbiamo fatto in inglese. Beh, ebbene, in quel caso lì, di nuovo, due considerazioni. Uno, se l'obiettivo è la riproducibilità, beh, questo è uno dei principi fondamentali di open science, della scienza aperta, in realtà della scienza in quanto tale dovrebbe essere la riproducibilità. Allora io credo che se si utilizza la clausola BY per assicurarsi un effetto di riproducibilità, allora questo c'è del merito in questa scelta. Poi possiamo discutere se questa, da un punto di vista di nuovo puramente legale, cioè dal mio punto di vista, sia la scelta migliore o se non vi siano altre modalità per ottenere lo stesso effetto, che però siano, per così dire, più pulito, più elegante dal punto di vista legale. Però quello che voglio dire, il messaggio principale è, io credo che bisogna evitare, diciamo, la situazione dalla quale si dice sempre CC BY, no? Perché i dati sono miei. Bisogna riflettere cosa vuol dire i dati sono miei, perché dire i dati sono miei, se torniamo indietro alle slide iniziali dove ho cercato di spiegare perché i fatti, i dati non possono essere oggetto di proprietà, è un messaggio, diciamo, certamente pericoloso per quanto concerne l'idea di open science. Detto questo, non vuol dire che ogni istanza dove CC BY è usata per i dati sia sbagliata. Se vi è una riflessione del ricercatore o del principal investigator, si dice, beh, in questo caso io penso che CC BY sia la scelta migliore perché e vi è una situazione, scusate, una ragione chiara, per esempio la riproducibilità, beh, ancora allora in quel caso, diciamo, la cosa non crea particolari problematiche. Certo, è come avere un pezzo di software, di codice che ha un bug e uno sviluppatore crea una patch che funziona in quel singola situazione. Dal punto di vista dello sviluppatore, dal punto di vista teoretico, dal mio punto di vista, sarebbe meglio sviluppare una soluzione più pulita che vale per la generalità dei casi. Però fin quando non c'è quella situazione, la patch va benissimo. Bene, grazie Thomas. Abbiamo nel frattempo una domanda. Valentina chiede se un ricercatore esegue una serie di esperimenti di laboratorio e crea un dataset come prodotto delle sue capacità e del suo ingegno nel progettare ed eseguire l'esperimento. Questi dati sono coperti da diritto d'autore? Lo detiene il ricercatore oppure l'università o l'istituto che lo finanzia? Beh, sì, di nuovo credo che il maggior problema qui sia di nuovo la mentalità dello scienziato, diciamo, sociale o puro o scienziato vero,
e la mentalità del giurista, del scienziato giurista o dell'avvocato. La domanda deve essere tradotta, se quello che si vuole ottenere è una risposta giuridica, allora la domanda deve essere riformulata seguendo la terminologia e lo schema giuridico, per esempio quello che ho cercato di esporre. E allora qui bisognerebbe chiedere, io questo voglio dire, questo è l'aspetto più difficile, per quelli che hanno lavorato, di noi che hanno lavorato in questo settore per decenni, è chiaro che questo è l'aspetto più difficile. La domanda qui dovrebbe essere riformulata dicendo, allora, dataset non vuol dire niente da un punto di vista giuridico, vi è un database, vi è una banca di dati. E quello è il primo step. Allora bisognerebbe vedere se quel dataset corrisponde alla definizione legislativa di banca di dati. Se andiamo indietro di alcune slide, ce l'abbiamo. Praticamente è la collezione. Vabbè, la leggo che così sono sicuro di dirla correttamente, anche se ormai la ricordo. La raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti individualmente accessibili mediante mezzi elettronici, in altro modo. Allora, vi è una raccolta? Immagino di sì, perché penso che qui dataset voglia dire più o meno questo. E di che cosa? Di opere? Di che cosa è fatto il database? Di opere, cioè un database di articoli di giornale? Probabilmente no, potrebbe esserlo, o di meri dati, e dunque di nuovo, misurazioni atmosferiche, o non so, qualche aspetto statistico nella popolazione. Se vi è una raccolta di questi dati, e questi dati sono indipendentemente accessibili, di solito per i dati non è un problema, indipendentemente accessibili, qui vuol dire escludere il fatto che un'opera letteraria sia un database. L'opera letteraria ha senso se leggiamo dalla prima parola all'ultima parola. Il database può avere senso anche se estraiamo il dato 7, 25, 48. Questo vuol dire indipendente. Più importante è vedere se è sistematicamente o metodicamente disposto. Ma anche qui non pensiamo sia troppo difficile. Un foglio Excel dove sulle X c'è l'anno e sulle Y c'è, non lo so. Che cosa c'è sulle Y, qualunque altro La variabile. temperatura o qualsiasi cosa, insomma. Sì, esatto. E poi nelle varie celle viene riportato il dato, ma lì sono già praticamente sistematicamente o metodicamente disposti. E dunque molto probabilmente abbiamo un database. Quello che bisogna evitare è avere dei dati scritti su un foglio a caso e buttati lì, dati grezzi, ma è difficile. Voglio dire, poi nella realtà dei casi, quante volte possiamo essere in presenza di dati grezzi che non siano associati a qualche struttura? Dove se li mettono i dati grezzi? In tasca, no? Devono essere associati a qualche struttura. Dunque è più facile, diciamo, avere questa definizione di database. Allora, tornando alla domanda. C'è un database? Probabilmente sì. Questo database allora potrebbe essere prodotto dal diritto d'autore o dal diritto sui generis. Allora, se la struttura del database, ovvero il nostro foglio Excel con, abbiamo detto, X l'anno e Y la temperatura, non lo so, è quella una struttura creativa? Beh, forse questo è un caso borderline. Facciamo due casi semplici. Le pagine bianche, che struttura vi è? Beh, la selezione è esaustiva, tutti gli utenti telefonici di quella zona. E la presentazione è anche non creativa, perché è in ordine alfabetico. Allora, in quel caso di database non vi sarà diritto d'autore. Perché? Perché non vi è l'opera intellettuale dell'autore, vi è la selezione di tutti i dati, dunque no scelta. E la presentazione in ordine alfabetico. Un ordine alfabetico non è creativo. Ma facciamo il caso delle pagine gialle, in quel caso la struttura potrebbe benissimo essere originale, perché io scelgo solamente alcuni dati in base, non so, al settore merceologico, eccetera, eccetera, e li ripropongo solamente seguendo un ordine che non è esaustivo.
e dunque, per esempio, dai più cari ai meno cari, non lo so. Questo minimo elemento di originalità è sufficiente per attirare tutela autorale verso quel database. Ma di nuovo, tornando alla domanda, questo non vuol dire che i dati in quanto tali sono protetti. La struttura, pagine gialle, la selezione è protetta e dunque io non potrò copiare quella struttura e applicarla, mettiamo a caso che sono le pagine gialle di Roma e applicarla a Milano, la stessa struttura, ma io potrò copiare tutti i dati se parliamo di diritto d'autore. E dunque in quel caso la risposta è no, i dati non sono protetti dal diritto d'autore, a meno che i dati in quanto tali non fossero articoli di giornali. Però in quel caso è il diritto, perché sull'opera che lo scienziato chiama dato, ma in realtà è un'opera dell'ingegno letteraria. E dunque no, il diritto d'autore non si estende al dato. E è un diritto sui generis? Beh, se la ricercatrice ha investito tempo e denaro sostanziale nell'ottenere ma non nel creare il dato, allora ci potrà essere diritto sui generis. Diritto sui generis non copre il singolo dato, ma copre una quantità sostanziale. Dunque, di nuovo, potrò copiare, tre numeri di telefono rispetto a tre categorie merceologiche? Sì. Posso fare una copia di tutti o di una quantità sostanziale? No. E dunque in questo caso vi è una tutela che si estende ai dati, anche nella situazione in cui il dato in quanto tale, il numero di telefono, non è protetto da diritto d'autore. Ovviamente se stessimo parlando di una banca dati di fotografie, allora la fotografia in quanto tale, non in quanto dato, ma in quanto opera dell'ingegno fuori dalla banca dati, è autonomamente protetta da diritto d'autore. A chi appartengono? Come abbiamo detto, nel caso della banca dati il diritto d'autore appartiene al datore di lavoro, nel caso del diritto sui generis, anche se non è estremamente chiaro fra datore di lavoro e chi. La direttiva parla di chi sostiene il rischio finanziario, dunque datore di lavoro, ma potrebbe essere anche l'ente finanziatore forse. Anche se poi bisogna vedere che tipo di contratto di finanziazione è, perché a volte non vi è rischio finanziario. Per cui bisognerebbe verificare nello specifico. Ok, c'è un'altra domanda. Dunque bisognerebbe verificare, come ho detto, scusate, nello specifico, la cosa da fare è farlo prima di costituire il database. Cioè quando si ottiene il finanziamento, si lavora sul memorandum of understanding o sul consortium agreement e quello è il momento di chiarire questo, perché farlo ex post è, scusate l'espressione, ma un gran casino, cioè ci vuole, è quasi impossibile, per cui bisogna farlo all'inizio. La clausola non commercial al contrario dell'open access, perché lo dice la definizione open access. Sì. Questo è chiaro, voglio dire, se voi prendete le definizioni open access di Budapest, Bethesda o Berlino, è chiaro che l'unica limitazione che si può dare all'utilizzo dei dati è rispetto alla paternità o all'integrità, e dunque un limite non commerciale non è open access compliant, e su questo vi è, insomma, l'opinione pacifica. Bene, se non so se ci sono altre domande, abbiamo un po' sforato con i tempi. Credo, insomma, che sia tutto chiaro il resto. Chiaro oppure così complicato da non permettere la formulazione di altre domande. Comunque, insomma, credo che, insomma, siamo riusciti a rispondere perlomeno a queste che ci sono state poste. Thomas e Ilaria, avete qualcos'altro da aggiungere? No, se non che appena finisce il webinar scaricherò la registrazione, che quindi verrà resa disponibile al più presto. Sì,
avete tutti gli indirizzi dove poi andrete a potete trovare sia questa presentazione che la registrazione e la risposta scritta alle domande che sono state poste. Io vi Io ringrazio. aggiungerei solo di, per Sì. favore, scusate, di fare riferimento ai link che ci sono nella presentazione, che vi rimandano al portale Open Air dove ci sono le guide, perché abbiamo cercato molto faticosamente di creare delle guide che possano essere facilmente comprensibili, che discutano di quello che abbiamo discusso oggi, ma possono essere facilmente comprensibili da parte di non giuristi e dunque presentate in maniera anche dal punto di vista grafico, concettuale, speriamo chiara e breve. Per favore, usatele e fateci sapere se vanno bene, se non vanno bene, se sono ancora troppo difficili, se vanno bene, se manca qualcosa, perché questo tipo di feedback è quello che poi ci può permettere di migliorare, perché per me è difficile chiarire qualcosa che per me è chiaro. Devo capire che cosa dal punto di vista di qualcun altro che si occupa di un'altra disciplina non è chiaro. Questo ci può permettere di offrire guide migliori. Per cui se volete fare qualcosa rispetto, diciamo, a quello che abbiamo discusso oggi, che può migliorare le guide, credo che il feedback che potete offrire sia realmente importante. Sì, concordo. Allora, grazie a tutti e ci vediamo ai prossimi webinar. Il prossimo sarà il 10 di maggio e quello successivo il 16. Stiamo organizzando poi la serie di autunnale, quindi se volete essere sempre aggiornati, vi invito a iscrivervi a RDA, alla Research Data Alliance, e a iscrivervi in particolare al gruppo relativo al nodo italiano, sul quale mettiamo poi tutte le novità, oltre che a consultare il portale di Open Air, dove potete trovare le ultime news e anche le informazioni sui webinar. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie.